cari telespettatori nel ringraziarvi per l'assiduità certamente molti di voi siete ormai affezionati al nostro piccolo talk show dell'altra voce, voglio ricordare e anche e soprattutto dire per coloro che si fossero messi in contatto in questo momento che l'altra voce è una trasmissione di pastori evangelici che fanno parte dell'interlanda napoletano, della consulta evangelica che è un'associazione eh, e niente morale. Detto questo, diamo inizio a una nuova serie che abbiamo titolato esattamente Conosciamo le scritture e ci soffermeremo sul il libro dei giudici. Ecco, avremo più possibilità ovviamente durante queste trasmissioni per coloro che non ne fossero troppo a conoscenza di questo libro dell'Antico Testamento di dare maggiori spiegazioni, soprattutto attraverso dei personaggi, personaggi biblici di cui vi daremo man mano eh, l'elencazione. Detto questo, passiamo immediatamente all'argomento di oggi, ma permettetemi come sempre, prima di entrare nell'argomento, di presentarvi coloro che partecipano, eh, i servitori, i pastori che sono presenti. Il primo sulla mia sinistra, è il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba e il pastore Daniele Bachmann, ormai credo che per molti siamo ormai eh, conosciuti da tanto tempo, perché se non era questo il quinto anno di trasmissione che noi appunto stiamo mandando in onda questo programma dell'altra voce. Allora rivolgiamo subito la prima domanda al pastore eh, Michele Romeo. E, ovviamente eh, sembra la più semplice, ma quella introduttiva. E vogliamo parlare di Deborah e eh, questo personaggio femminile. Chi era Deborah? Deborah senz'altro è un'eccezione, almeno nel contesto dell'Antico Testamento, ma anche diciamo, nella cultura che è andata avanti e continua ad andare avanti, cioè quella della figura dell'uomo come preeminenza nel ministero eh, spirituale e anche eh, in quelli che sono insomma, i ministeri della vita pratica, nonostante l'evoluzione eh, e la parità del sesso, la quale diciamo anche la nostra nazione gode questo, uh, questo privilegio, e questo diritto. Ma nella uh, storia biblica, come già ho detto, rappresenta un'eccezione perché lei svolse un ruolo molto importante nel contesto storico di Israele, appunto quello di giudice, anche se non fu... Un capo militare come tutti gli altri giudici, però eh, la sua funzione fu una funzione soprattutto di guida spirituale. Senz'altro una donna saggia, senz'altro anche una donna eh, coraggiosa, una no, donna energica, perché lei dove spingere poi il capo militare nell'azione che poi vedremo nel corso di questa o di queste puntate dove parleremo del libro del giudice e dove incoraggiare anche con forza eh, Barak cui abbiamo l'omonimo oggi che fa parlare di sé in tutto il mondo, ma a quel tempo un uomo timido, un giovane chiamata a una, una grande impresa, però timido, e dunque Deborah dove incoraggiarlo e dove dire forza, eh, fai quello che devi fare nel nome di Dio. Però mi piace eh, ricordarla come lei stessa dirà poi nel canto trionfale che dedicherà al Signore. Lei dice: eh, Di sé io sorsi, cioè Dio mi chiamò come una madre in Israele. Da non confondere con quella che è la mariolatria di cui non va eh, sicuramente accostata e né presa per pretesto, ma certamente in quello ruolo, in quello spirito di forza, di saggezza, seppe anche svolgere il ruolo di madre. cioè amorevole ma decisa nello stesso momento, per cui una eccezione ma senz'altro un'eccezione di grande forza, di grande spirito, di grande coraggio e anche di grande azione e spiritualità. Credo che è molto interessante vedere effettivamente una donna in un contesto e in un'epoca in cui la donna non aveva poi tante possibilità. E a questo punto faremo la domanda al pastore Paolo Malerba, come era considerata la donna in Israele? Beh Consideriamo che Israele era il popolo di Dio scelto da Dio, un popolo che sappiamo essere stato liberato dal, dalla schiavitù egiziana, quindi essendo proprio il popolo di Dio, naturalmente eh, nel, eh, nell'ambito di questo popolo Dio operava in maniera diversa rispetto a quello che era ciò che accadeva nelle altre nazioni. Per cui possiamo dire che la donna in Israele era una donna rispetto appunto alla condizione delle donne del, delle altre nazioni, una donna valutata, una donna rispettata, e, e di fatti sono esempi notevolissimi di donne che hanno avuto dei ruoli importantissimi nell'ambito del popolo di Israele. Prendiamo le donne dei patriarchi, Rachele, Rebecca, Sara ed altre donne diciamo che hanno avuto dei, dei ruoli abbastanza predominanti abbiamo sentito poco fa anche Deborah seppur un'eccezione rispetto a quello che lei ha fatto e il ruolo che ha coperto diciamo, in un momento difficile della storia di Israele ma del, del rimanente queste donne erano abbastanza valutate e rispettate mi viene per esempio di pensare al ruolo di Sara la moglie di Abramo che non si chiamava Sara, si chiamava Sarai un giorno Dio disse ad Abramo di cambiare il nome a sua moglie, di non chiamarla più Sarai, ma di chiamarla Sara. Sara che significa principessa. Quindi è chiaro che questa donna fu valutata moltissimo da Dio e la valutazione che Dio aveva nei confronti di questa donna doveva essere la stessa che doveva avere Abramo. Da qui diciamo, consideriamo che la donna non era affatto emarginata ma aveva un ruolo importante in quanto si accompagnava uomini importanti nell'ambito del popolo di Israele. Quindi c'è stato un rispetto della donna dell'Antico Testamento, non uguale a quella del Nuovo, che poi vedremo più in là, ma abbastanza ri rilevante. Certo, nel ruolo di giudici che all'epoca eh, era un ruolo primario, è un'eccezione Deborah, perché gli altri sono tutti quanti di, di sesso maschile, diciamo, quelli che andremo poi a esaminare. Quindi c'è stata un'eccezione, eh, abbiamo sentito, Pastore Paolo, hanno avuto sempre, alcune donne hanno avuto in Israele un ruolo importante a fianco a quello che è stato il proprio marito, eh, ma questa è un'eccezione vera e propria. Io chiederei al Pastore Daniele come spiegare questa eccezione di Deborah. Eh, possiamo dire che Deborah è un'eccezione perché era una donna eccezionale, eh, proprio perché il suo carattere era particolare, la sua chiamata era particolare e il suo impegno, come ci è stato accennato, lei era il giudice del popolo israele, il giudice era praticamente il capo del popolo che doveva guidare, doveva... Eh, prendere delle decisioni nelle varie situazioni, i problemi che il popolo aveva, di fatti le persone venivano da questa donna Deborah per eh, avere degli aiuti, gli aiuti de delle guide, e lei li giudicava, li stava vicino, li aiutava eh, in questo. Ma vediamo che questa donna, Eccezionale perché quando Dio chiama e dà un ruolo, perché anche nel Nuovo Testamento, anche nei tempi di oggi, vediamo delle donne eccezionali che veramente hanno una fede eccezionale e obbediscono alla guida dello Spirito, hanno anche una capacità di ascoltare la parola di Dio. Difatti lei viene chiamata anche profetessa, Deborah perché è eh, colei che trasmette la paro parola di Dio. E il tempo dei giudici era un tempo particolarmente eh, triste, possiamo dire, confuso. Alla fine del libro leggiamo che ognuno faceva quello che gli pareva bene. E di fatti anche in questo tempo che Deborah guidava Israele, c'era idolatria, c'erano tante cose che non andavano, si faceva appunto questi altari e si sacrificava a questi idoli. E allora Deborah eh, voleva portare questo popolo al ravvedimento, a ritornare a Dio, perché quando noi seguiamo Dio c'è la benedizione di Dio e anche la vittoria. Difatti quando poi lei ebbe questa parola di Dio e lo trasmise, a, a questo Barak, è proprio anche da considerare come lei eh, diciamo in un modo comandava questo barac organizzi, accogli 10.000 uomini per eh, affrontare questi nemici che li tenevano oppressi eh, però mh, lei lo riesce a trasmettere questa autorità con un rispetto che viene seguito. Di fatto quest'uomo Baracco ovviamente sembrava un po' debole, un po' pauroso come guerriero. Allora diceva se tu non vieni con noi, io non ci partirò. E allora eh, questo è, diciamo il carattere particolare di questa donna dice allora io ver verrò con te. Poi ci sta un particolare anche in questa, questa guerra, che forse sentiremo ancora, che alla fine Deborah dice, ma se io devo venire con te, eh, anche l'onore non sarà tuo, e eh, di fatti sarà una, una donna che avrebbe eh, sconfitto questo generale Sisera". Beh, certamente, eh, il fatto che troviamo sempre Bach mi, mi porta pure a me a fare una battuta, no? Eh, Barak dovette avere una donna così importante, così brava come è, è, è stata appunto Deborah. Speriamo che la, la donna che si è scelta l'altro Barak eh, eh, possa essere, beh, dobbiamo dirlo che Deborah comunque è la donna di Dio, questa cosa è importante. Quanto è importante? Molti, quanti lo possono capire questo, l'importanza di una sapienza che viene direttamente... Eh, dall'Eterno, quella sapienza che poi si trasmette a tutta una popolazione, a tutto, eh, diciamo, eh, a comunità di persone. Beh, beh, detto questo, vogliamo ritornare un po' ai tempi di Gesù, eh, che sono molto poi, molto, sono più vicini a noi, veramente molto. Sappiamo però che la donna già ai tempi di Gesù acquistava un altro valore, aveva un altro valore. Eh, e Gesù ha fatto tanto per la donna. E io voglio rivolgere la domanda al pastore Paolo Valerba. Qual è l'atteggiamento di Gesù Cristo nei confronti delle donne del suo tempo? Eh, certamente un atteggiamento che ha dato alla donna la sua giusta importanza. Il ruolo della donna nel Nuovo Testamento è stato un ruolo estremamente importante e Gesù ha, ha valutato molto questo ambiente femminile nel quale si è mosso in maniera così amorevole, così, così dolce e così anche amichevole. Mi viene di ricordare per esempio la casa di Lazzaro dove c'erano le sue sorelle Marta e Maria, dove Gesù spesso si tratteneva con loro. Eh, chi vuol leggere nel, nell'Evangelo vedrà eh, come l'immagine eh, di Gesù in questa casa, le due sorelle, una, uno, una che serve il Signore L'altra che sta ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Vediamo come Gesù si interessa, per esempio, ad una donna che è stata molto peccatrice perché aveva cinque mariti e l'uomo con il quale viveva non era suo marito. Gesù non disdegna di parlare con lei e di darle un messaggio, un messaggio che è estremamente importante per, per l'umanità. Un messaggio che dà ad una donna così fatta che nessuno magari avrebbe mai pensato che Gesù poteva dare, un messaggio a livello universale, vale a dire Dio attraverso il parlare che fa questa donna, parla a noi dicendoci che è Dio, Dio è spirito, e veri adoratori lo dovranno adorare in spirito e in verità, cioè eh, dichiara una dottrina straordinaria e, eh, attraverso il parlare con una donna che a suo tempo doveva essere marginata addirittura dallo stesso popolo ebraico. Quindi Gesù non guarda diciamo, queste differenze, possiamo riscontrare anche altri episodi straordinari di come ci sono delle donne che serviranno Gesù fino alla sua morte, possiamo vedere delle donne che saranno le prime a, a vedere Gesù risuscitato, saranno le prime ad annunciare ai discepoli addirittura che Gesù è risorto. Insomma, il ruolo della donna nel Nuovo Testamento attraverso Cristo Gesù è rivalutato moltissimo e possiamo dire per la verità che anche un apostolo, l'apostolo Paolo disse che nella chiesa di Gesù non c'è una differenza enorme fra maschio e femmina perché tutti sono uno in Cristo Gesù il Signore, quindi la donna ha lo stesso valore dell'uomo, sebbene un ruolo differente, ma non il ruolo della donna che diciamo la può discriminare Anzi, il ruolo della donna è molto importante, spesso, e Deborah ne è stato, diciamo così, un esempio, il ruolo della donna spesso è stato di, di grande importanza nella storia, diciamo così, del, della Chiesa pure, del, sia del Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Potremmo definire che Gesù è stato il liberatore della donna, proprio nell'epoca, perché la donna era ritenuto quasi un oggetto che si comprava. Troviamo per esempio l'esempio della, della donna peccatrice che la portano davanti al Signore perché devono lapidarla, è stata colta in flagrante adulterio e secondo la legge doveva, essere, doveva morire per lapidazione. E fu fatta la domanda al Signore Gesù, tu che ne dici? Sappiamo che il Signore rispose in una maniera inconsueta, particolare. E poi quella donna praticamente fu liberata perché l'adultero uomo, uomo non veniva... Eh, non subiva la stessa cosa, perché si riteneva che la donna fosse eh, comprata, eh, era un oggetto nelle mani eh, di suo marito, eh. per cui dobbiamo dire che Gesù ha avuto un ruolo eh, troppo importante, Gesù ce l'ha ancora oggi l'importanza, ce l'avrà sempre, perché lui è liberatore eh, della vita di ogni creatura che si arrende a lui, ma nel caso della donna possiamo considerare anche liberatore della donna. Ma Soprattutto mh, è stato citato soltanto fra le righe dal pa pastore Paolo eh, Maria Maddalena che è stata la prima a vedere Gesù risorto. Ricorderemo che Maria Maddalena era una prostituta eh, ed stata, cosa, era posseduta da spiriti immondi. È vero che in questi ultimi anni si cerca di dare delle note al riguardo, un, un presunto rapporto cosa che è vergognosa soltanto a pensare perché sulla santità di Cristo non c'è da dubitare minimamente. E però, ecco, proprio Gesù è stato colui che ha dato questa realtà, questa possibilità alla donna di essere valorizzata per quel che realmente merita. E noi parliamo soprattutto della donna cristiana. E detto questo passo alla domanda al pastore Daniele Bachmann, che a questo punto abbiamo parlato di donna cristiana. E qual è il ruolo della donna nella Chiesa di Gesù Cristo? Eh, la donna nella Chiesa ovviamente dobbiamo partire dal Vangelo perché la Chiesa, l'insegnamento della Chiesa lo troviamo nei Vangeli, negli Apostoli, nella Parola di Dio, ci dà un'indicazione. E quindi come è stato detto, da un lato vediamo... Che la donna che era schiavizzata in quella società in tanti modi eh, fu liberato dall'insegnamento di Gesù stesso e anche degli Apostoli. Ma allo stesso tempo dobbiamo anche considerare che in quella cultura dove ovviamente nell'ebraismo l'uomo prendeva tutti i ruoli importanti nella sinagoga, nel tempio, erano i sacerdoti e così via, era ordinato, era un poco difficile di liberare la donna e di dargli dei compiti. D'altra parte vogliamo anche dire per quanto oggi nel modernismo si vorrebbe fare della donna, forse un altro uomo, non sappiamo, dobbiamo anche considerare che la donna normalmente comunque è la mamma dei, dei figli, deve curare, in quei tempi anche se avevano tanti figli spesse volte, quindi eh, una, una mamma, una donna ha molti, molte responsabilità nella stessa famiglia, eh, quindi eh, in questo contesto ha un ruolo importantissimo nella Chiesa, perché deve insegnare i bambini, deve magari anche nella Chiesa fare scuola domenicale. E I bambini, eh, se vengono in, in insegnati, educati bene nella parola di Dio, come leggiamo di diverse donne anche nella Bibbia, leggiamo ad esempio di Timoteo, che lui fu istruito da, dalla sua nonna e dalla... Sua mamma, eh, la parola di Dio. E quindi, quando Paolo lo prese in viaggio con sé come missionario giovane, lui aveva già un bagaglio spirituale, aveva una conoscenza di Dio e della parola di Dio che merito della donna. Quindi, come ruolo di guida, nel testo biblico, normalmente ci sta sempre l'uomo, ci sono degli uomini. Che sono apostoli, profeti, eh, dottori, pastori, evangelisti e quindi questi ruoli vengono assegnati particolarmente all'uomo, però anche durante la storia, anche durante la chiesa, eh, storia della chiesa. Ci sono state qua o là anche delle donne eccezionali che avevano una chiamata eccezionale che furono delle profetesse, furono delle, eh, dei serve di Dio, che Dio li sia servito di loro. Eh, Paolo, particolarmente, in a Romani 16 ringrazia le diaconesse, ringrazia le collaboratrici, quindi eh, già ci stavano delle collaboratrici anche con l'Apostolo Paolo in queste sue missioni. Ma anche nel tempo moderno è interessante che si dice che il 70% dei missionari, che forse sono 200.000 che stanno nel, nel mondo intero, 70% sono donne che hanno questa chiamata, lasciano tutto e vanno a servire nelle missioni. Quindi la donna nella Chiesa certamente ha un ruolo importante. E però anche diciamo, da considerare che la Bibbia insegna che l'uomo è il capo della famiglia e quindi ci deve essere la sottomissione, il rispetto verso il marito, che abbiamo visto anche di Deborah nell'Antico Testamento, aveva questa capacità di rispettare questo Barak, coinvolgerlo e usarlo per questa guerra che poi è stata vinta. Certo, la domanda che abbiamo fatto al pastore Daniele richiederebbe tutta una trattazione perché ha detto che eh, era abbastanza complessa, perché eh, c'è da distinguere il ruolo ministeriale da quello che è il ruolo come credenti, come fedeli, eh, secondo la parola di Dio. Poi si parla di missionari in genere, ma eh, sappiamo che eh, riguarda diverse religioni cristiane. Parlo di religione sociale, confessioni forse è il termine più esatto. E, e, beh, vi auspichiamo di essere molto più chiari in una prossima trasmissione, dove potremo spiegare anche eh, secondo quello che è l'insegnamento eh, biblico, il ruolo reale della donna anche a livello ministeriale nella Chiesa. Una cosa è certa, che eh, in ogni caso il ruolo della moglie e mamma. È un ruolo importante soprattutto nel cristianesimo fra i cristiani. È stato citato appunto come ancora il giovane Timoteo all'epoca eh, fu allevato da una nonna e da una mamma che gli seppero dare la conoscenza delle sacre scritture. Questo è molto importante. Quindi se questa domanda può sembrare, una risposta a questa domanda può sembrare molto limitativa, eh beh, promettiamo maggiore approfondimento per quello che sarà una prossima trasmissione. Mentre diciamo questo, facciamo, diamo, siamo alla conclusione e parliamo ancora al pastore eh, Michele Romeo. E parliamo, abbiamo cominciato a parlare di Debora e continuiamo a parlare ancora di Debora. Il cantico di Debora, un inno di lode e di vittoria anche per tutti i credenti, Michele? Sicuramente la Bibbia non ci dà soltanto... Una informazione, ma vuole formarci per cui eh, l'esempio di Deborah deve essere come tutti gli esempi della parola di Dio, anche quelli negativi, eh, ci servono appunto per la nostra formazione spirituale. Ma in questo caso abbiamo un eccezionale esempio positivo, come già abbiamo detto, eh, che Dio usa una donna per incoraggiare un uomo e anche un esercito proprio perché eh, si trova di fronte a, a un uomo che deve eh, svolgere il suo ruolo ma è imbacciato, è intimorito e dunque eh, non c'è difficoltà da parte di Dio di eh, suscitare una donna che è una donna di preghiera, vale pena ancora ricordare eh, quel suo habitat, la quercia di Deborah dove lei e ammaestrava dove lei insegnava ma sicuramente dove attingeva spiritualmente nella sua comunione con Dio quei consigli che poi doveva dare a, a chi veniva a lei per eh, risolvere questioni o problematiche che non riusciva, non sapeva come fare. Dunque la conclusione di questo... Tempo così speciale, così particolare, così anche complesso come una minaccia incombente. Una battaglia che si deve, si deve fare e dove ci sono tutte le perplessità che ingombono come ogni battaglia. Ecco, questa donna che incoraggia, spinge, partecipa e poi alla fine, ecco, quando tutto si è risolto per il meglio perché lei sa. Già l'ha detto al principio che quello è il giorno di Dio, per cui anche se eh, come sempre Dio usa le persone, gli uomini, però è sempre Lui che determina, è, è importante capire che sopra ogni difficoltà c'è la mano di Dio. Quando c'è la sua mano di Dio sicuramente sappiamo anche eh, come andrà a finire la cosa e quando tutto si risolve anche con eh, il merito di un'altra donna che, come già è stato detto, Dio userà per eh, uccidere questo Sisera, questo eh, comandante dell'esercito avversario. Ecco, lei poi irrompe in questo canto, in questa gioia che, è, che trasmette a tutto il popolo ed è bello leggere quel capitolo eh, appunto, che parla proprio del canto di Deborah ed è dovrebbe essere così come abbiamo detto un po' la conclusione di ogni nostra battaglia, di ogni nostra difficoltà, concludersi non con una lamentera, non con una sofferenza, ma con un inno di vittoria, perché è meraviglioso invocare il Signore, è meraviglioso servire il Signore, è meraviglioso affrontare la battaglia con il Signore e non dobbiamo dimenticarci che alla fine dobbiamo ringraziarlo, benedirlo. Molto spesso succede che otteniamo benefici e poi ce ne dimentichiamo. Ricordiamo quello che dice il salmista, anima mia. Non dimenticare i benefici del Signore. Dunque Deborah non dimentica, Deborah invita, dopo aver incoraggiato e ottenuto vittoria, dopo invita a lodare il Signore. Per cui è un esempio che ogni credente, ogni Figliolo figliola di Dio, che sicuramente nella vita sarà costretto ad affrontare battaglie e difficoltà, non solo ottenga vittoria, non solo confidi nel Signore, ma soprattutto lo ringrazia, lo lodi e invita gli altri ad unirsi in questa lode, perché Deborah è anche consapevole che Dio ha usato lei, ma colui che ha dato vittoria non è né Barak né il popolo, ma è l'Eterno, in cui lei ne ha riconosciuto l'opera ed il giorno. Beh, cari amici, siamo giunti alla conclusione, ma anche questa nostra trasmissione, almeno questa serie, vi incoraggerà a leggere anche l'Antico Testamento o Vecchio Testamento, o il fresco Antico Testamento. Perché? Perché molti pensano che è solo il nuovo. Associo, no, tutta la parola di Dio è divinamente ispirata e ricaviamo appunto quegli insegnamenti che ci aiutano a fare meglio la volontà di Dio. Detto questo, passando ai saluti, il pastore Daniele Bachmann. Paolo Malerba, Michele Romeo e Remo Cristallo nel salutarvi e darvi appuntamento, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, parlando e parleremo nella prossima, prossima trasmissione di un altro personaggio che si chiama Gedeone. Vi salutiamo con un saluto e senz'altro una benedizione. Perché Dio vi benedica.